il comparto agricolo è veramente al collasso. Veramente al collasso, in quanto l'acqua è un bene primario, senza acqua e senza le terre non si può fare nulla, quindi aumentando i costi di gestione noi siamo costretti in un certo qual modo ad abbandonare le campagne in quanto non abbiamo più, diciamo, un reddito. Il problema è alquanto serio, perché tutti i giovani agricoltori a sto punto non sappiamo quello che dobbiamo fare. Le istituzioni dovrebbero e debbono aiutare chi effettivamente lavora e che lavora tutti i giorni nelle campagne. E effettivamente quando tutti i prodotti agricoli sono deprezzati, tutto ciò che si fa in campagna è deprezzato e disprezzato, automaticamente la gente arriva al punto che si deve proprio ingavolare e mandare a tutto al diavolo. E questo è dovrebbe essere l'inizio di quello che dovrebbe succedere prossimamente. È molto difficile la situazione per i giovani, per i grandi e per tutti i settori. Rappresento il settore dell'agricoltura, rappresento la mia categoria, in senso siamo in ginocchio, non so a chi a tutte le istituzioni politiche, aiutateci. Ai nostri microfoni l'imprenditore agricolo Francesco Vacirca. Il ciliegino a 40 centesimi, sì e no al produttore, e non riesce a coprire assolutamente le spese. Io ho notizia che sui banchi di Padova, a Piazza delle Erbe, il ciliegino nostro è 4,90 euro. E così vale per i carciofi e così vale per le altre produzioni nostre. Ma allora a questo punto che stiamo a fare in campagna a lavorare? Perché i serricoltori, tutti i produttori di carciofi non sono oggi qui insieme a noi a protestare? Non è possibile sopravvivere. Questa mattina ha aderito al corteo anche una delegazione di dipendenti della clinica Santa Barbara. Siamo qua per protestare, per difendere riavere il nostro posto di lavoro, dato che il nostro presidente della regione se ne frega altamente, perché come politici si sono messi da parte e abbandonandoci al nostro destino. Ma il vero vostro problema qual è? Il nostro vero problema è riacquisire il nostro posto di lavoro senza una motivazione ingiustificata di licenziamento. E quindi chiediamo giustizia nei nostri confronti e di riacquisire il nostro posto di lavoro.